Ciao ragazzi, qui Lele, bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo episodio su Let's Play di Minecraft. Allora ragazzi, in questo episodio volevo costruire un'altra cosetta piccolissima, tanto per abbellire un po' più la nostra casa. E molti di voi mi hanno detto veramente delle idee assurde, cioè, tipo uno di voi, che adesso non mi ricordo, mi ha detto una cosa delle rotaie. Ragazzi, sto vedendo i commenti, un attimo. Rotaie, punti. Power of Wood mi ha detto una cosa da fare con le rotaie, ragazzi. Ma io non cioè, scusami, Power, ma non faccio queste cose perché veramente sono complicati. Cioè, a parte che non ho mai fatto delle rotaie su Minecraft, cioè, non le ho mai usate. Quindi, non penso le userò in questo let's play. Scusami, ma preferisco esplorare le caverne alla vecchia maniera. Però ragazzi, vabbè, mi avete dato molto consigli molto utili anche sotto il quarto episodio, veramente vi ringrazio veramente col cuore. Uno di voi ragazzi mi ha anche detto di fare una specie di monumento totem per gli iscritti più fedeli, quelli che commentano, che seguono la serie. È un'idea molto carina che farò in futuro ragazzi, non in questo episodio. Comunque, vi dico subito cosa volevo fare in questo episodio, cioè all'inizio di questo episodio. Volevo fare una tettoia, oltre che a quella di Liup, volevo farla completa. Cioè così viene proprio un portico ragazzi. E non sarebbe male come cosa. Madonna, state un po' zitte voi due. Cioè voi due, voi sette, voi otto, quanti siete? Ah, ragazzi, sono diventati adulti piccoli. Aspettate che magari posso dargli da mangiare. Non sarebbe una cattiva idea. Ah no, ho solo un grano, quindi no ragazzi. Pensavo da raccogliere, raga, vabbè. Comunque, iniziamo questa cosa che volevo fare. Quindi dobbiamo, per prima cosa, togliere gli scalini qua perché dobbiamo comunque continuare il ponte, sentite me. Cioè, la tettoia dobbiamo continuarla fin qua, ragazzi. Quindi, allora, direi di fare. Vado, ragazzi, le mucche veramente non mi fanno pensare. Allora, così, queste qua togliamole un attimo. Ok. E facciamo, ragazzi, così. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ragazzi, voglio dire subito che in questo episodio, visto che adesso sono equipaggiato molto bene, andremo ad esplorare quella caverna gigante e anche quel canyon che non avevamo esplorato nello scorso episodio. Cioè, negli scorsi episodi. Come ho continuato fino alla fine, non mi ricordo. Sì, ok. Devo far così. Perfetto. Ok, ragazzi, questa è la tettoia. Adesso faccio così. Continuo questo lavoro qua. Per tutto quanto. Ok. Poi ditemi ovviamente se vi piace. Allora, poi faccio così, così, così e così. Così, così. Anzi, la facciamo prima così. E così. Perfetto. Ah no, però forse questo qua, ragazzi, non devo farlo qua. Ma dovevo farlo qua, ragazzi, che sta molto meglio. Cioè, l'angolo. No, ho sbagliato. Ok, così. E così. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Che ne pensate, raga? Vi piace? Così? A me piace molto, devo dire la verità. Vabbè, lasciamo così, ragazzi. Ah, no, qua è da fare. Ah, no, che sto dicendo? Madonna, ragazzi, state un po' zitte. Cioè. Ok, quindi mettiamo una torcia adesso qua. E basta, direi. Bene, ragazzi, dopo aver fatto questo lavoretto. Oh, mica, lontano non si sentono le mucche. Ah, che pace. Dopo, aiuto, sto caduto in acqua. Dopo aver fatto questo lavoretto, ragazzi, andiamo a mettere a posto tutte le cose che abbiamo preso. Quindi andiamo nel magazzino, ragazzi. Ho visto che vi piace la casa e vi piace anche il magazzino, ragazzi. Io, cioè, sono veramente contento di questo. Mettiamo a posto tutte queste cose. C'è qualcos'altro che dobbiamo posare? No. Ragazzi, abbiamo il ferro, beh. Qua non c'è niente di utile. Forse mi porto un altro piccone, ragazzi, non si sa mai. Ok, e ragazzi, siamo pronti per andare a esplorare. Ci vediamo tra poco davanti alla grotta. Ok, ragazzi, sto ricercando quella grotta mistica dell'altra volta. Ecco, questo era il posto, se vi ricordate. Ed era, mi pare, ragazzi, qua. Eccola qui. Accidentale. Taccio, ragazzi, non mi sono portato i cartelli. Vabbè, fa niente, raga. Indietro non ci ritorno. Vai, ragazzi, prendiamo questo carbone che c'è qua. Visto che l'abbiamo avanzato l'altra volta, prendiamolo.
Perché non ne abbiamo moltissimo dopo aver fatto tutte queste torce. Ok, ragazzi, perfetto. E raga, andiamo. Ah no, qua conviene far così, ragazzi, guardate, eh. Che almeno ci prendiamo anche tutta la roba che avevamo perso l'altra volta facendo statore di terra. Ok, scendiamo in questo modo, ragazzi. Vabbè, taglio e ci vediamo giù. Ok, ragazzi, siamo arrivati. La terra, questa terra qua, ragazzi, me la tengo per rifare questa torre. Ragazzi, sento un casino di mob. Ah, è vero che sta caverna, ragazzi, era piena di mob, eh. Stiamo attenti. Ora sono ben equipaggiato, come ben vedete, e non mi fa più paura niente. O quasi. Ok. Ho visto un creeper. Eccolo là, il creeperaccio. Maledettaccio. Ok. Ragazzi, devo ritrovare quella via dove c'erano gli smeraldi. Assolutamente. Una torcia qua che non si vede niente. Eccola qua. Ecco gli smeraldi, ragazzi. Li vedo da qui. Quindi adesso vi butterei, raga. Sperando che non becco. Ah! Ok, eccoci qua. Eccoci qua, ragazzi. Siamo finalmente nel canyon. Che io penso, come ho detto l'altra volta. Ecco gli smeraldi. Dio santo. Come ho detto l'altra volta, sto canyon qua si collega all'altra caverna. Quell'altra che avevamo esplorato nello scorso episodio. Secondo me sì, ragazzi. Io tutta sta lava la toglierei dalle palle perché è rischiosa. È molto rischiosa, diciamo così. E si trasforma in ossidiana, ragazzi. Peccato che non abbiamo un piccone di diamante, sennò potevamo prendere l'ossidiana per farci in futuro il portale del Nether. Però quando avremo sicuramente. Quando abbiamo il oddio, si stavo uccidendo sto coso. Quando abbiamo il piccone di diamante, sappiamo dove venire a prendere l'ossidiana, ragazzi, che qua ce n'è davvero tantissimo. Ok, perfetto. Perfetto. Aspettate, ragazzi, qua spacco. Non sia mai che ci sono dei diamanti. Allora, ragazzi, da adesso in poi si fa sul serio, eh. Qua da adesso in poi si fa veramente sul serio. Qua potremo trovare davvero ottime cose. Che uno di voi mi ha detto: mamma mia, Lele, ti agiti per Redstone! Ok, ti agiti per il ferro, chissà quando trovi diamanti. Ragazzi, quando trovi diamanti, urlo. Ok, andiamo avanti. Ah! Che spavento! Cacchio, lava del cavolo! Ragazzi, stiamo attentissimi qua perché non è molto. Non è molto prudente. Ok, ragazzi, prendiamo la Redstone. Oh, finalmente, ragazzi, Redstone presa. Ok, devo fare per forza così perché voglio estinguere sta lava maledetta. Scusate, eh. Ok. Perfetto, ragazzi, prendiamo la redstone. Ok. No, un mago! Arg! Ragazzi, il mago mi ha avvelenato, dannazione, mi ha avvelenato! Mi ha avvelenato! Aiuto! Ragazzi, devo ripararmi qua. Ah, no, 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 basta, basta, basta perdere cuori, basta! Ah! Ah! Aia! Aia! No, un altro! Ragazzi, c'è un altro! Sono morto se mi becca, vi avviso. Facciamo così. Ok, raga, mangiamo. Mamma mia, stiamo già rischiando tantissimo. Maledetti maghi. Ragazzi, ho paura. Ho veramente paura. Dai, non rompetemi le palme. Da quando è che ci sono i maghi qua sotto? Porca miseria. Dai, recupera sti cuori. No, 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 no. Ragazzi, è qua davanti, sto bastardo. E me l'ho fotto. E mo l'ho fotto. Alla grande l'ho fotto. No, ragazzi, scusate, io qua mi prendo la spada di ferro, non frega niente. Va a cagare. Frega proprio niente. Aiuto, ragazzi, ho paura. Arg! Morto! Sì! Stronzo! Ti sta bene!
Così mi impari a metterti contro le ele. Ti sta benissimo. Ok, ragazzi, prendiamo tutta la redstone che c'è qua. Dai, su. Mamma mia, sta acqua. Ok. Perfetto. Ok, ragazzi, dovevano gli smeraldi. Eccoli qua. Eccoli qua, gli smeraldi. Voilà. Presi. Smeraldo. Vabbè, uno solo, ragazzi, ma... meglio di niente. Io voglio diamanti però. Ragazzi, ho paura che ci siano altri maghi qua. Qua sotto. Ho veramente paura che ce ne siano altri. Ok. Estinguiamo più lava possibile, raga. Non si sa mai. Per carità di Dio. Ok. Ok, torcia. Oro! Ragazzi, c'è dell'oro lì. Ok. Oh. Diamanti! Ah no, forse sono ancora smeraldi, non lo so. Vediamo, eh. Che poi, ragazzi, ho sentito che gli smeraldi sono più rari dei diamanti. Però io voglio i diamanti. Ok. Peccato che non si possa fare tipo il piccone di smeraldo. Sarebbe stato fighissimo. Allora, ok. Qua c'è l'altro ferro. Stiamo molto attenti, infatti c'è la lava. Infatti. Ok. No, mio piccone. Ok, ragazzi. Mettiamo a posto un po' l'inventario con un casino che neanche vi sto a dire. Ragazzi, quando trovate la redstone, le trovate in una quantità veramente allucinante, cioè c'è sempre tantissima di redstone. Ok, ragazzi, qua mettiamo subito una torcia perché qua, che cazzo è sto rumore, raga? Oddio, che paura, mi sono preso male. Ho sentito tipo qualcuno che scavava, non sto scherzando. Oddio. Oh, no, fai luce, per carità di Dio. Ok, ragazzi, qua c'è una cascata allucinante di lava. Ok, però direi di prendere tutta sta cosa che c'è qua. Ok. Eh sì, ragazzi, sono smeraldi. Andiamo sopra a prenderli, assolutamente. Eccoli qua. Perfetto. Davvero perfetto. Ragazzi, mangiamo. Ok. Io voglio i diamanti. Ragazzi, però ci devono essere per forza quei diamanti. Per forza. Cioè, non ci credo che non ci sono diamanti. Non ci credo. Ragazzi, siamo attentissimi qua, per carità. No! Perché si è fatta sta cosa di lava? What? Ma che cazzo? Vabbè. Ok, ragazzi, vediamo tutta sta redstone che c'è qua. Sono andato un attimo avanti lì, raga, perché volevo vedere se c'era qualcosa, se vedo qualcosa di interessante. Poi andiamo a vedere, eh. Ah, ragazzi, quanti smeraldi ci sono in sto canyon? Cioè, ragazzi, abbiamo già tre di smeraldi. E sappiamo su tutti che, ragazzi, gli smeraldi li vogliono i villici, quindi se troviamo dei villager saranno molto contenti di fare affari con noi. Ok, basta. Ragazzi, basta niente, là c'è un'altra roba da vedere. Qua sotto. Ci deve essere per forza i diamanti, dai. Anche un diamante mi basta, vi prego. Ok, e ci prendiamo l'oro. Ok. No! No, 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 ragazzi, porca troia!
Ma raga, ho rischiato di brutto, cazzo, devo stare più attento, imbecille che non sono altro. Proprio un deficiente sono. Madonna, meno male che avevo il secchio d'acqua, raga, meno male. Redstone. Mamma mia, che spavento, raga. No! Raga, vedete che lo fanno apposta, arrivano di soppiatto sti cosi. Cioè, non li sentite? Non a caso Notch ha messo tipo, ha scritto tipo il creeper è una spia, ci credo. Meglio di Gesmond è meglio. Ragazzi, abbiamo già, cioè per farvi capire quanto ne troviamo, abbiamo già uno stack di redstone. Di redstone, cioè. Ma più che altro, non sono tante. Cioè, quanto ne trovi dentro un cubo? Un blocco, è quello il tanto della redstone. Ok. Ragazzi, andiamo a vedere di qua, perché io non mi arrendo. Ci devono essere per farsi diamanti qua sotto. Merda. Ok, raga, qua c'è della redstone. Poi probabilmente qua c'è della lava, invece no. Ok. Qua devo estinguere assolutamente la lava. Ok. Perfetto. Oro ragazzi, altro oro. Altro oro e non vedo nient'altro, eh? Vabbè, a parte la redstone e il ferro, ragazzi, che prendiamo anche questi, assolutamente. Ok. Qua c'è altro ferro, facciamo un ponte di cobblestone e ce lo prendiamo. Perfetto. Ragazzi, sento uno scheletro. Raga! Ti prego. Ancora smeraldi! Ma ragazzi, ma com'è possibile che sto trovando tutti questi smeraldi? Che sono più rari di diamanti, mi pare. Cioè, ma veramente? Cioè, non trovo diamanti, trovo smeraldi che sono più rari. Ragazzi, cioè, non mi è mai capitato. Lapislazzuli! Ci sono i lapislazzuli. Ragazzi, c'è uno scheletro qua che mi sta. Altri lapislazzuli. Scheletro. Eccolo. Fatto fuori. Ok. Le frecce le prendiamo, ragazzi. Assolutamente che in futuro ci facciamo un arco, eh. Ragazzi, là ci sono dei lapislazzuli che non ho visto. Quindi facciamoci una specie di scaletta e andiamoci a prendere. Lapislazzuli. Ottimo, ragazzi. Comunque se qua, se li prendiamo tanti, possiamo farci il pavimento blu. Non sarebbe male. Ok. I lapislazzuli trovati. Gli unici che mancano sono i diamanti. Veramente. Cioè, abbiamo trovato l'oro, abbiamo trovato i smeraldi, abbiamo trovato i lapislazzuli, abbiamo trovato la redstone. L'unico che manca sono i diamanti. Che poi sinceramente non ci credo che sono più. A sto punto non credo che sono più rari gli smeraldi, dato che ne abbiamo trovati 4. Altri lapislazzuli. Mettiamo la torcia qua perché sennò. Ok. Ottimo, ragazzi. Lapislazzuli. Ok. Acqua per il tuo dovere. No, guardate quanta lava. Io mi rifiuto di credere che qui sotto non ci siano almeno un blocco di diamanti. È impossibile. L'altri smeraldi. No, raga, non ci credo. Non ci credo, c'è un altro blocco di smeraldi. Boh, vabbè. Ragazzi, andiamo, continuiamo di qua perché io non veramente voglio trovare i diamanti. Andiamo di qua. Zombie! È un villager, raga. Villager zombie. Uccione. Morci. No! Bastardo! Ancora sto stronzo di mago. Harry Potter di merda. Aiuto! Ah! No, raga, c'ho paura, c'ho paura, c'ho paura, c'ho paura. No, c'ho un creeper! Via, 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 che muoio! No, 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 no. No, no. Basta perdere vita! Recupera, recupera, recupera. Assolutamente, recupera. Basta, quanto dura il veleno? No, raga, ho paura. Basta! Arg, via, 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 via qua. Via, 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 ragazzi, quanti mostri ci sono?
No, 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 no. Ma fa culo. No. Raga, sto sudando. 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 Recupera sti dannati cuori. Dice uno scheletro. Mi ha già mirato, pezzo di merda. Ho visto altri lapislazzoli. Aia. Bastardo. Vieni qua, dove sei? Ho capito. Sei un codardo però. Dov'è? Guarda, la fa quello che ne vado. Basta! Eccoti, stronzo! Vieni qua! Fanculo, va! Ok. Che sudata, ragazzi! La sono vista brutta con quel creeper, con quel mago, Io li odio i maghi. I mob che odio di più sono i creeper e i maghi. E le streghe, ovviamente. Sono uguali ai maghi. Ok. Dov'è che ho visto i lapislazzoli? Eccoli lì. Che non riesco a prendere. Non riesco. Un'azione. Ancora. Basta! Cazzo volete da me? Ancora. Madonna santa. Oh. Beccati sta spadata negli occhi. Ma ragazzi, me la sto vedendo bruttissima. E sto rischiando tantissimo. Io sento altri che nuotano, però non so dove. Quindi stiamo allerta, Ma qua. Via tutta sta lava brutta e cattiva. Ok. Torcia. Che magari ne ho sorpassati 1000 di diamanti, ma non li ho visti. È probabile con la fortuna che ho. Ok. Diamanti! 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 Diamanti, 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 diamanti! Ho trovato i diamanti, ragazzi! Ho trovato i diamanti! Ho trovato i diamanti! Oh mio Dio! Oh mio Dio, diamanti! Non c'è... Diamanti, due blocchi di diamanti! Due blocchi di diamanti! Tre blocchi di... Quattro blocchi di... Cinque, quanti cazzo sono? Non ci credo! Non ci credo! Segnatevi data e ora! Adesso proprio! Non ci posso credere! Oro! Ragazzi, aspettate! Ce ne sono altri? Redstone! Quanti diamanti! Quanti? Oddio! Orgasmo! 1, 2, 3. Aspettate, no. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 blocchi di diamanti, ragazzi. Abbiamo 6 diamanti. No, beh. No, vabbè. Ragazzi, possiamo pure tornare a casa. Prima che crepiamo. Prendiamo sta redstone. C'ho pure della lava qua, Non è tanto, infatti, prudente la cosa che sto facendo. Ok, però ho preso tutta la lesson. Raga, diamanti. Però chi ci dice che qua in giro non ce ne siano altri? Chi ce lo dice? Nessuno. Assolutamente nessuno. Ok, raga. Ok. Ok. Raga, non ce la faccio. Cioè, voglio uscire, ma non ce la faccio. Voglio continuare. Voglio continuare. Perché secondo me, raga, qua in giro... Ma quanta pietra rossa, raga. Quanta redstone. Quanta redstone. Ma davvero tantissima, raga. Quanti stack abbiamo di redstone? 1, 2, 3. 3 stack. Ok. Ferro. No, raga, qua è pieno d'acqua. No, no, tanto la si sale, raga, quindi non ci sarà niente. Continuiamo di qua. Mio Dio, i diamanti. Non ci posso ancora credere, ragazzi. Oddio, qua chiudiamo. Ok.
Ti ho rischiato. Vaffanculo. Oh, ragazzi, i pipistrelli mi fanno sempre bene i colpi, eh. Sempre. Cioè, non c'è verso. Ok, raga. Ferro. Sempre ben accetto. Che effettivamente con l'oro non è che ci puoi fare tantissimo, però. Cioè, è abbastanza inutile. Però comunque è sempre bello averlo. Comunque oro. Minerale dell'oro. Ok. Basta? Ragazzi, secondo me possiamo anche uscire adesso, Perché guardate che spedizione. Abbiamo 3 stack completi, quasi, quasi 60 di redstone, 33 di ferro, 15 di oro, 40 di carbone, 51 lapislazzuli e 6 diamanti. Raga, usciamo. Ma il problema è trovare l'uscita, però. ma è un problema. Ah no, che cacchio dico? Non è un problema. Noi siamo arrivati dal canyon, da sopra, quindi basta scalare il canyon con la terra. No, raga, non è un problema. Il problema adesso è però. No, però voglio andare a vedere qualcosa c'è. È più forte di me, non ce la faccio. Voglio esplorare. Dai, su. Sali! Oh. È veramente più forte di me. Si chiude, è vero male. Ragazzi, questa grotta è chiusa. Arg! Arg! No, no, via. È stato un piacere. No. Ah. No! Mi è finita la spada adesso! Mi è finita la spada adesso. Prendila. Beccatelo tutto quanto in faccia. Ok. Arg! Ma che spavento! Ma che spavento! Ma spara, ti intempia. Ok. Mi zombie! Mi zombie! Vaffanculo! Muorici! È una madonna! C'è un dungeon qua, raga! C'è un dungeon qua! Secondo me sì. Ragazzi, potrebbe essere un dungeon di. Dungeon! No, vabbè, raga! Episodio epico! Episodio epico! Abbiamo trovato il diamante! Abbiamo trovato un dungeon! No, vabbè, raga! Un bel like, raga! Un bel mi piace! Un bel mi piace! Un bel mi piace! No, ci sta, raga! È obbligo! Mettete il mi piace! No, vabbè. Raga, blocchiamo subito il dungeon con la torcia. Almeno non spawnano più mostri. Per chi non lo sapesse, ragazzi, questa cosa. Vedete che c'è tipo uno zombino dentro che gira. Qua è da dove nascono gli zombie. Abbiamo trovato un dungeon. E ci sono delle casse qua. Disco. Ragazzi, qua ci sono dei dischi. Dischi e pane che prendo. I dischi anche vorrei prendere, ragazzi. Però non ho più spazio. Vabbè, lasciamo un po' di cose inutili, ragazzi. Bastoncini, tanto. Il lingotto, tanto, ragazzi. Non ce ne facciamo niente di un lingotto. La polvere da sparo pure, tanto comunque le ossa anche. La carne guasta. Ci prendiamo, ragazzi, i dischi, che sono comunque interessanti. Il fieno ce l'abbiamo. Allora, la polvere da sparo, ragazzi, a sto punto la prendo, tanto visto che c'è. Nell'altro, ragazzi, quanti lingotti di ferro? Redstone, polvere da sparo, corde. Ok, e un altro disco. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Davvero perfetto. Un dungeon. Non ci posso credere. Diamanti e dungeon. Cioè, raga, fantastico sto episodio. Il migliore di sempre per adesso, Del mio canale. Il migliore. Ok. Qua, ragazzi. Ah, c'è lo zombie con l'armatura. Quanto sei bello. Muorici. Ok. Ragazzi, qua finisce. Qua finisce, raga. Ottimo. Davvero ottimo, ragazzi. Vediamo tutto sto ferro che c'è qua. Perfetto. Oro. 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 E la Madonna, quanto oro c'è qua sopra. Mamma mia. Mamma mia. Ci vuoi Mario? Mamma mia. It's me, Mario. Vai, 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 ragazzi. Episodio fantastico. Ecco qua il canyon. Ok, qua devo risalire. Però appunto non mi ricordo dove devo risalire. Ragazzi, uno slime! C'è anche uno slime. Raga, episodio fantastico, cacchio! C'è uno slime! Muorici. Mi sa che mi ha droppato, ragazzi, anche una palla di slime. Che cazzo ci fa sta corazza di merda?
Ok ragazzi, abbiamo anche una palla di slime. Fantastico. Fantastico. Qua da dove devo risalire però io? Là sopra forse? Ragazzi, iniziamo a salire. Iniziamo a salire come non ci fosse un domani. Ok. Delle torce, no, buonanotte, non si vede più niente. Ok. Non mi ricordo dove sono arrivato però. Non mi ricordo mai nella vita. Ma mai proprio. Da là in alto forse. Sì, ragazzi, da qua. C'è la torcia. Sì. Sì, certo. Sì, certo. Ma sarai stronzo. Non ci arrivo. Ma tu che bastardo. Chi si mette là davanti? Cioè, non ci posso. No, 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 no. Raga. No! Mamma mia, che cazzo di cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Raga, via da qua. Via da sto posto maledetto veramente prima che. Ah, però sto posto non me lo ricordo. Ah, no, sì, questa era la grotta pericolosa. Ah, via da sto posto prima che succeda qualcosa di brutto. Mamma mia, cosa ho fatto con quel creeper? Da esplorare. In basso. Qua ragazzi dobbiamo ancora esplorare. Però non. L'uscita! Ragazzi, non era quella cioè quella dove siamo passati, ma non me ne frega niente. Comunque un'uscita, voglio uscire da qua. È anche giorno, per fortuna. Meno male. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ora il problema è tornare a casa. Però non dovrebbe essere molto difficile, perché comunque è sempre sta zona dove c'erano tutte queste cose. Quindi casa dovrebbe essere. Ok, è di qua. Mi sa. Perché qua c'è la grotta. Sì, è di qua. Speriamo. Eccola, raga, we are the champion, my friend. And we people fighting to the end. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Che episodio epico! Guardate che. No, vabbè. Raga, che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Raga, no, vabbè. Ragazzi, epico, davvero epico, porco Giuda. Epico. Ok, andiamo a depositare tutto il ben di Dio. Siamo anche al 29 di. Cioè, abbiamo 29 livelli, raga. Minerali. Posiamo tutto sto ben di Dio. Allora, il ferro, il carbone, gli smeraldi, lapislazzo, i diamanti, la redstone. Guardate quanta cacchio di redstone. La palla di slime si può considerare un minerale, non ne ho idea. Però mettiamola qua. La polvere la sparo. Ragazzi, l'oro e il ferro devo scioglierli nella fornace. Quasi quasi, ragazzi, mi faccio un'altra fornace perché una è troppo limitativo. Me ne servono almeno due. Quindi andiamo a farci subito un'altra fornace. Voilà. Ecco fatto. Ok. Mettiamoci anche qua. Tipo camino. Ho sbagliato. Come sempre. Voilà. E Lele, allora, puoi farcela. Ok. Ok. Quanto carbone c'è rimasto qua, ragazzi? Vediamo le metà. E la mettiamo anche qua. Perfetto. Ferro. E oro. Ok. Ragazzi, devo andare di sopra a posizionare altre cose. E devo prendere un po' di carne. A minerali, no, materiali. Ecco qua, prendiamo tutta sta cobblestone che abbiamo preso. Mettiamo materiali, corda sì, si può definire come materiale perché si può fare tipo l'arco. I dischi ragazzi li mettiamo su qua, tanto senza jukebox comunque non possiamo ascoltarli ragazzi, ce lo faremo prima o poi. Disco gatto, disco 13, disco 13, disco 3. Ragazzi sono tutti uguali questi, quindi questi posso anche buttarli. Questi posso anche buttare, ragazzi, semplicemente perché sono tutti uguali. Quindi, via dalle palle e via dalle palle. Perfetto. Ragazzi, devo uccidere un po' di mucche perché ho fame. Grazie.
Ragazzi, guardate quanta carne stiamo accumulando. 12 bistecche. 15. Vabbè, queste lasciamo le vive. Che ci servono, ovviamente. Qua il grano. Che bellezza, ragazzi. Guardate quanto cresce. Fantastico. Davvero fantastico. Qua per cuocere la carne dobbiamo aspettare. Certo, se che ce lo mettiamo qua. C'è un po' posto l'inventario, ragazzi, fanta, cioè puntatona, raga, puntatona. Ma davvero, cioè, sono contentissimo. Sono contentissimo. Qua ci mettiamo le frecce. Abbiamo 11 frecce, ragazzi. Quasi quasi, però, mi faccio l'arco. Quasi quasi, mi faccio un arco. O più avanti, non lo so, ragazzi. Ditemi voi se farmi un arco adesso o più avanti. Perché l'arco serve tantissimo nel Nether. Quindi quando ci andremo. Ok, lingotti di ferro hanno. Tipo, ce ne abbiamo tantissimi. Qua l'oro anche, 13 lingotti d'oro, perfetto! Davvero perfetto. Ok, ragazzi, taglio finché non finisce tutto quanto. Ok, ragazzi, ci sono. Ha finito di cuocere i minerali. Infatti, adesso ho 44 lingotti di ferro, mamma mia, e 23 lingotti d'oro. Ora sto cuocendo le bistecche, come state ben vedendo. Qua c'è fuoco perché sta ancora bruciando dentro il carbone. Ho dato da mangiare, ho raccolto il raccolto. Ho dato a mangiare le mucche e ho raccolto il raccolto. Infatti, come vedete, non sono ancora cresciute del tutto adesso. Quindi ho raccolto, ragazzi, ho guadagnato molto grano e ho dato da mangiare le mucche. Ragazzi, sono anche al trentesimo, sono arrivato adesso al trentesimo livello. Io vi ripeto, io vorrei fare il trucco per moltiplicare i diamanti e farmi quindi le cose in diamante. E così andiamo molto avanti. Se no ci tocca fare, andare a esplorare qualche altra grotta, eccetera, ragazzi. Secondo me, così vi faccio anche vedere come si fa quel trucco, se vi interessa. Possiamo farlo. Non so se è un glitch o qualcosa del genere, ragazzi, che non hanno patchato, ma c'è questo trucco che posso moltiplicare gli oggetti quanto voglio. Come vedete, ragazzi, la situazione dei minerali è questa. Siamo messi molto bene, anche così. Quindi ferro, ragazzi, ne abbiamo veramente tantissimo. Oro anche, smeraldi anche. E niente, ragazzi. Per questo episodio direi che è proprio tutto. Scusate, sono fissato con l'ordine, lo sapete. Poi la spara mettete qua. Mettiamola qua e anche la palla di slime. Perfetto. E ragazzi, per questo episodio è davvero tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Ditemi se volete che moltiplico i diamanti, così vi faccio vedere anche quel trucchettino. Vi ricordo che vi ho lasciato in descrizione il canale del mio amico Bubino Gamer Ita. Abbiamo fatto già qualche video insieme e ne faremo, ragazzi, sul suo canale, anche perché sto partecipando al suo Let's Play di Minecraft che faremo insieme. Quindi se volete vedere il Let's Play del mio amico dove ci sono anch'io, andate nel suo canale, ragazzi. Abbiamo fatto anche un video dove troviamo la fortezza del Nether, ragazzi, nel nostro mondo che abbiamo insieme. Quindi andate a vederlo, ragazzi. E niente, vi ricordo di... Chi cacchia che urla fuori? Vabbè, vi ricordo, ragazzi, di lasciare un bel like a questo episodio fantastico. Lasciate un bel commento come sempre. E iscrivetevi a chi non si fosse ancora iscritto al mio canale. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Non mancate per questo episodio di Minecraft. È tutto. E alla prossima, da Lelex. Ciao a tutti!